Buon pomeriggio, Maria Grazia. Ciao, Sara. Allora, ci siamo. Buongiorno. Che cosa facciamo oggi pomeriggio? Oggi tante novità, perché oltre a fare la brioche a zizza come normalmente usiamo mangiare con lo zucchero sopra, ho preparato anche per lo stesso impasto una bella stella natalizia, che poi la vedrai alla fine quando è tutta bella decorata. Così iniziamo già da adesso a prepararci per Natale. Ci avvantaggiamo. Senti, se si potesse attraverso il video far sentire il profumo che c'è qui in questo momento, è una cosa favolosa. E poi preparerò anche dei bondi. Bene, bondi quelli che se cade un asteroide bondi, si fa il buco per bondi, terra. Bondi. Eccoli qua. Ecco, una cosa. Che voleva far assaggiare? Ciao Teresa, bella. Tu che stai preparando? Ti vedo tutti indaffarati a tagliare dei fichi. Non so dove li dovrà mettere, Maria Grazia. Ho pensato, innanzitutto qualcuno me l'ha usato per la decorazione della stella natalizia, e altri invece ho preparato una crema al pistacchio che andrà all'interno delle brioche e un pochino di fichi dentro. Bellissimo, assaggeremo tutte queste novità, ma io sono curiosa, alziamo il velo. Eccole qua, già sono pronte! Mamma mia, che profumo! Avete bisogno di assaggiatori? No! Vuoi assaggiare una cosa? Vuoi assaggiare un'altra cosa? No, io sto vedendo quello che stanno facendo. Guarda, puoi assaggiare un fico? Questo è di Luigi. No, io non voglio passare. Fammi vedere che cosa hai nascondi lì dentro. Che cosa c'è? Questa è una crostata perché l'avevo fatta io ieri con la marmellata che ho fatto con i cachi. Anche questa è una novità. È perché mi hanno portato tanti cachi e bene, faremo un assaggio anche di questo. Ma dopo l'assaggiato. No, ma non c'è la signora in tedesco. Quindi non hai visto ancora che c'è qua nel forno? La stella di Natale. Buon pomeriggio ragazzi, siamo pronti? Arriva il profumo fino a qua? Certo, ed è appetitoso. Se io per caso ciao Maria! Ciao! Ci siamo tutti, buonasera. Arriva il profumo qua di quello che sta succedendo da l'altro là. Ti vedo molto soddisfatto. Ciao. Ragazzi, qua c'è uno spiffero, arriva il profumo. Non senti che profumo. Peccato che la nuova tecnologia non consente. È quello che ho detto con Maria Grazia prima, perché sarebbe l'ideale. Eccoci qua già tutti pronti.